L'AVIS è l'Associazione Volontari Italiani di Sangue, la più grande associazione di donatori di sangue che copre l'Italia per l'80% delle donazioni. Più di 1 milione di soci volontari che donano gratuitamente, periodicamente, in forma anonima e responsabile. L'AVIS è presente su tutto il territorio nazionale con una struttura articolata che interessa oltre 3.000 sedi comunali, provinciali e regionali. La sezione aquilana dell'AVIS è nata dopo il terremoto del 2009 e ha visto crescere negli anni soci volontari e attività, anche grazie alla presenza dei volontari del servizio civile, i quali si occupano dell'accoglienza e dell'assistenza ai nuovi donatori. La realtà provinciale dell'AVIS ha contribuito in maniera significativa al raggiungimento degli obiettivi dell'associazione, registrando negli ultimi anni un buon incremento delle donazioni, ma anche un impegno nel percorso di sensibilizzazione nelle scuole con il progetto Solidarietà senza confini, a cui ha aderito, con un impegno per tutto il 2018, anche la sezione comunale dell'Aquila. Per diventare donatore bisogna recarsi come primo step nella casetta del centro commerciale L'Aquilone. E lì troverete sempre dei ragazzi del servizio civile e bisognerà come primo step appunto compilare un modulo di adesione. L'obiettivo fondamentale per la Regione Abruzzo è raggiungere l'autosufficienza nella fornitura di un bene così prezioso come è il sangue, è reperibile solo grazie alla donazione. Promuovere l'informazione e l'educazione sanitaria nei cittadini, finalizzando ogni attività alla crescita della cultura della donazione di sangue per contribuire a sottolineare l'importanza della solidarietà nell'ambiente sociale di appartenenza, è la base concettuale dell'associazione AVIS. Il donatore può venire quando vuole. Le associazioni tendono a organizzare in maniera coerente con le necessità del sangue, quindi loro, le associazioni donatori di sangue, ci danno una grande mano in questo senso. Donare il sangue è importante farlo tutto l'anno, ma ci sono dei periodi particolari dell'anno nel quale c'è più carenza di sangue. Uno di questi è il Natale. Una carenza degli ultimi anni, legata ad una serie di motivi che però ha portato su tutto il territorio nazionale ad avere delle difficoltà nell'approvvigionamento del sangue, per cui è necessario che più persone, soprattutto i giovani, si avvicinino a questa attività che è di fondamentale importanza per la cura dei malati. Noi nel corso degli anni abbiamo avuto un grosso numero di donatori che donava anche con una frequenza piuttosto alta e che però con l'andare degli anni è stata per motivi proprio di requisiti legati all'attività di donazione del sangue, li abbiamo tra virgolette pensionati. Si può donare dai 18 ai 65 anni e di conseguenza se non c'è il ricambio con forze giovani, i donatori anziani inevitabilmente li dobbiamo a un certo punto sospendere dall'attività. Purtroppo i giovani, devo dire che per vari motivi e probabilmente anche per il fatto che c'è una diminuzione della divulgazione di questa attività, di questa necessità, si accostano molto di meno alla donazione del sangue. La richiesta aumenta sempre di più perché la vita media si allunga, perché le patologie sono sempre più curabili, perché ci sono molte patologie in cui la necessità della trasfusione diventa sempre più importante. Di conseguenza la patologia aumenta e quindi aumenta anche il bisogno di questa risorsa terapeutica fondamentale che è il sangue.
Quindi proprio per questo motivo bisogna recarsi nel centro trasfusionale dell'ospedale dell'Aquila per poter fare una donazione di sangue e per poter assicurare il sangue necessario per poter appunto avere l'autosufficienza regionale. Per l'Avis comunale dell'Aquila è importantissima la collaborazione anche con le forze armate, la Guardia di Finanza e i militari, sempre presenti con concretezza e disponibilità nelle giornate di donazione. Stefano Castellani è un donatore Avis. Perché ha scelto di diventare donatore? Perché volevo aiutare tutte le persone che hanno bisogno e tra l'altro è anche un aiuto per me perché posso scoprire facendo le analisi del sangue che se ho qualcosa che non va. Quindi periodicamente si reca a donare? Sì, vado ogni 3 mesi c'è la possibilità di donare e quindi vado o alla Croce Rossa o al centro dell'ospedale dell'Aquila a donare il sangue dove ci sono anche degli amici con cui parlare mentre si dona il sangue. Quindi donare il sangue non serve solamente per la donazione in sé, ma crea anche socialità? Sì, certamente sì, perché oltre a fare questo gesto nobile di solidarietà, perché il sangue purtroppo serve a tutti, perché ci sono dei momenti che c'è bisogno di questo oro rosso, possiamo dire, c'è anche la possibilità di scambiare parole, di conoscere altre persone che hanno la tua stessa volontà di offrire qualcosa di suo, di tuo per gli altri. Quindi facciamo un appello per la donazione? Sì, invito tutti gli aquilani di recarsi nei centri Avis per iniziare questa cosa, per vedere se c'è la possibilità di donare e poi vedranno che è una cosa molto bella. Donare è importantissimo per 2 fattori. Uno, diciamo per se stessi, perché comunque sei abituato a stare sempre sotto controllo. L'altro è un po' più un fattore umano, perché è bellissimo sapere di aiutare altre persone anche se noi non le conosciamo. Io sono entrato nel mondo dell'Avis da 2 anni. Sono attualmente testimone Avis Abruzzo e sono felicissimo di essere entrato in questo mondo perché è un mondo che è come una famiglia, un mondo di una sensibilità bellissima e consiglio proprio di fare questa bellissima esperienza perché, come diciamo prima, è proprio importante. È importante aiutare se stessi, è importante aiutare gli altri. Anche sotto questo periodo, quello natalizio, ancora di più perché ci sono ancora più carenze ed è necessario avere una quantità in più. Si può donare dai 18 ai 65 anni. L'Avis comunale dell'Aquila rivolge un appello alla cittadinanza ed in particolare ai giovani perché diventino donatori. Io invito tutta la popolazione a diventare un donatore Avis. È un gesto molto importante non solo per gli altri ma anche per se stessi.